Gentili ascoltatori e appassionati di Formula 1, buona mattina, buongiorno da Giulio Delfino, Gran Premio del Giappone. Si tratta del 17° appuntamento di questo campionato del mondo di Formula 1 che vive ormai soltanto come interesse nel bellissimo duello, nella bellissima sfida tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton, i due piloti della Mercedes che in questo momento sono separati in classifica da 23 punti. Rosberg, lo ricordiamo, ha vinto le prime quattro gare consecutive, poi c'è stato l'incidente di Barcellona nel quinto appuntamento, incidente che ha scatenato molte polemiche e che ha invertito la ruota della tendenza, con Hamilton che ha cominciato a rimontare passando dal meno 43 che aveva in classifica più al più 20 che ha avuto fino a quattro gran premi fa. Poi negli ultimi quattro gran premi nuova inversione di tendenza, questa volta nel segno di Nico Rosberg, che è riuscito ad aggiudicarsi tre gare consecutive, comprese quelle in Belgio e a Monza, e poi nell'ultimo gran premio è riuscito a conquistare un terzo posto nonostante un problema alla partenza, è riuscito a rimontare dall'ultimo al terzo posto andandosi a prendere un podio pesantissimo, perché contemporaneamente Hamilton, che era in testa alla gara e si stava accingendo a vincere il Gran Premio e a tornare in testa alla classifica, Hamilton invece ha avuto la rottura del motore Mercedes, come tutti ricorderete, proprio una settimana fa, ed è stato costretto a un ritiro pesante, perché il 15-0 dell'ultimo Gran Premio ha proiettato Nico Rosberg dal più 8 in classifica al più 23. Tutto pronto per la partenza del Gran Premio del Giappone, con una Force India che sta fumando, ma sono soltanto i freni, nessun problema dunque per Perez. Si accendono i semafori in questo momento, si stanno per spegnere, parte il Gran Premio del Giappone con una ottima partenza da parte delle Red Bull, che vediamo in seconda, al secondo posto e al quarto posto, dunque le due Red Bull risalgono. Credo che ci siano stati problemi per Hamilton alla partenza, quindi Rosberg ha preso il largo, le due Ferrari sono attorno alla quinta e sesta posizione. Quindi abbiamo Rosberg in testa con le due Red Bull dietro, in mezzo alle due Red Bull c'è anche la Mercedes di Lewis Hamilton. Questa dunque è la situazione del Gran Premio del Giappone, che è appena partito. Rosberg davanti, ve lo confermiamo, poi Verstappen, Perez, Ricciardo, Vettel, Hülkenberg, Raikkonen e Hamilton addirittura ottavo. È partito malissimo Lewis Hamilton ed è ottavo, quindi primo Rosberg, ottavo Hamilton. Rosberg è partito bene, Hamilton invece è partito malissimo e era ottavo dopo il primo giro. Adesso ha passato Hülkenberg, ma è comunque settimo alle spalle di Kimi Raikkonen, quindi la situazione al decimo dei 53 giri in programma di questo Gran Premio del Giappone, in testa Rosberg, e lo ricordiamo, già 23 punti di vantaggio in classifica nei confronti di Hamilton. Dovesse vincere oggi ed Hamilton dovesse arrivare lontano, aumenterebbe, andrebbe oltre 30 punti di vantaggio, e quindi importantissimo per Rosberg questo primato. Dietro ci sono Verstappen con la Red Bull, Vettel con la Ferrari, poi Perez, Ricciardo, Raikkonen ed Hamilton, che appunto è settimo davanti a Hülkenberg. Ci sentiamo nel GR delle 8 per darvi un altro aggiornamento di questo Gran Premio del Giappone. Formula 1, Gran Premio del Giappone a Suzuka, ultime battute, andiamo in diretta con Giulio Delfino. Sì, allora mancano 5 giri alla conclusione del Gran Premio, con Rosberg che è in testa alla gara. Rosberg in testa sin dall'inizio del Gran Premio, adesso ha 5 secondi di vantaggio sulla Red Bull di Verstappen. Hamilton è partito malissimo, al primo giro era ottavo, ha fatto una grande rimonta il pilota inglese e adesso sta attaccando Verstappen per il secondo gradino del podio. Alle spalle di Verstappen ed Hamilton, leggermente più dietro, anzi adesso molto più dietro, a 8 secondi c'è Sebastian Vettel con la Ferrari in quarta posizione davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen. Dunque ripetiamo, in testa Rosberg che si avvicina al nono successo stagionale, poi Verstappen ed Hamilton si stanno giocando il secondo gradino del podio, quarto e quinto posto per le due Ferrari, a tra poco per l'arrivo. Rosberg in testa e vicino alla nona vittoria stagionale. Rosberg, che lo ricordiamo, partiva dalla pole, ha mantenuto la testa della gara con una partenza perfetta al contrario del compagno di squadra Lewis Hamilton, che è partito malissimo. Alla prima curva era ottavo, poi Hamilton dopo la prima sosta con una strategia con le gomme hard ha cambiato un po' prima degli altri, ma non è che abbia inciso molto, ha inciso invece la forza della Mercedes. Hamilton è riuscito con una
una rimonta molto semplice, anche se non ha mai commesso alcun tipo di errore, quindi gara perfetta per lui. È riuscito a risalire fino al terzo posto e adesso sta insidiando anche il secondo posto di Max Verstappen, il giovane 18enne con la Red Bull, che è stato ripreso da Lewis Hamilton negli ultimi giri, aveva un distacco di 3-4 secondi, lo ha ripreso, ma adesso non riesce ad attaccarlo, o forse sta rimandando semplicemente all'ultimo giro il tentativo di attacco a Verstappen, potendo sfruttare l'ala mobile posteriore. Sarebbe un sorpasso relativamente importante, perché ballano soltanto 3 punti nella classifica generale, perché lo ricordiamo, chi arriva secondo ne conquista 18, chi arriva terzo ne conquista 15. Non è un sorpasso ai danni del diretto interessato di Rosberg, quindi non vale doppio il sorpasso, ma vale semplicemente 3 punti. In questo momento la classifica virtuale vede Rosberg in testa al mondiale con 33 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che se dovesse riuscire a passare Verstappen comunque sarebbe in ogni caso a meno 30, un distacco importantissimo, visto che dopo questa gara in Giappone ne mancheranno soltanto 4 alla conclusione, e in teoria facendo calcoli alla mano, a Rosberg nelle prossime 4 gare sarebbe sufficiente arrivare sempre secondo alle spalle del compagno di squadra. In questo modo perderebbe 28 punti, adesso ne ha 33 di vantaggio, se Hamilton passerà Verstappen saranno 30, e quindi con 28 punti nelle prossime 4 gare riuscirebbe comunque a mantenere la testa del mondiale. Quindi situazione difficile per Lewis Hamilton, che come già accaduto spesso nel corso di questa stagione è stato tradito da una brutta partenza, non da un problema sulla sua Mercedes, perché lo sappiamo, da 2 anni il regolamento impone non più gli aiuti elettronici al via, quindi ogni errore è causa del pilota, quindi come si suol dire, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Hamilton sbaglia molto spesso in partenza, pensate che quest'anno era partito 8 volte dalla pole ed è riuscito a vincere soltanto 2 volte su 8 partendo dalla pole, quindi sbaglia moltissimo al via Lewis Hamilton. Ha sbagliato anche oggi, che partiva secondo, addirittura è scivolato 8° dopo la prima curva, e quindi la sua gara in salita, la sua rimonta è stata utile, perché adesso lo sta portando ad attaccare Verstappen per il secondo posto, però ha vanificato la possibilità di battere il compagno di squadra Rosberg e di riaprire decisamente la corsa al titolo. E invece oggi Hamilton si ritroverà a meno 30 dal compagno di squadra. Si sta avvicinando a Verstappen, ormai ci siamo, manca 1,5 giri alla conclusione. Ricordiamo che le Ferrari sono al 4° e 5° posto con Vettel e Raikkonen. Ecco Hamilton che attacca Verstappen, ma va lunghissimo alla chicane, la S famosa, teatro degli incidenti, dell'incidente famosissimo tra Alan Prost e Ayrton Senna. Va lungo Hamilton, perde parecchio, è costretto a tagliare la chicana, a rientrare dietro a Verstappen, ma ha perso almeno un secondo e mezzo. Altro errore. Altro errore di Lewis Hamilton, che ha provato l'attacco all'interno, poi Verstappen. Credo che abbia adesso problemi ai freni Hamilton, Verstappen ha chiuso la traiettoria, ha fatto una finta praticamente Verstappen, perché lì sulla chicane, quella del prima del rettilineo, come tutti sapete, si attacca all'interno e dipende poi se l'avversario ti apre o meno la porta. Verstappen sembrava averla aperta, poi all'improvviso l'ha chiusa, Hamilton è stato costretto a cambiare traiettoria, è andato lungo per non rovinare troppo i freni ed è rientrato adesso con distacco nei confronti di Max Verstappen. In tutto questo Nico Rosberg ormai si sta avviando a conquistare la 9ª vittoria stagionale, un successo importantissimo per Rosberg, e ripetiamo, potrebbe volare a più 30 in classifica, forse anche più 33, perché adesso Hamilton è a 1,5 secondi da Verstappen, quindi difficilmente lo andrà a riprendere. Quindi Rosberg sta andando a prendersi il gran premio più importante della stagione, sarebbe la 4ª vittoria nelle ultime 5 gare per Nico Rosberg. L'altro successo è andato a Ricciardo nell'ultimo gran premio in Malesia, dove c'è stata la doppietta Red Bull e dove c'è stato il terzo posto di Rosberg, che alla prima curva era ultimo, è riuscito a rimontare fino al terzo posto, un 15-0 pesantissimo sul compagno di squadra, è valso praticamente come una doppia vittoria. Adesso Rosberg va a tagliare il traguardo, alza l'indice destro nel segno di numero 1 e va a vincere il suo 9° gran premio stagionale.
Vittoria pesantissima questa per Nico Rosberg, quarto successo, ripetiamo, nelle ultime 5 gare, ma è come se ne fossero 5 consecutivi, perché anche domenica scorsa, come abbiamo detto, con il terzo posto, con il 15-0 su Hamilton, è stata come una vittoria quella di Nico Rosberg, che dunque si aggiudica, ripetiamo, la nona gara della stagione. Secondo posto per Max Verstappen, che è riuscito a difendersi nel finale dagli attacchi di Lewis Hamilton, facendo anche un piccolo regalo a Nico Rosberg, che guadagna così altri 3 punti volando a più 33. Questo è Rosberg via radio. So, one in the land of the rising sun. Really good job, Nico. Really good job. Thanks a lot, guys. Amazing weekend and congrats to the win on the constructors. Sta dicendo congratulazioni per la vittoria aritmetica nella Coppa Costruttori, perché anche, c'è anche l'aritmetica a sancire un dominio che comunque, insomma, non andava sancito, perché è talmente evidente e lampante, i numeri sono schiaccianti della Mercedes nelle ultime 3 stagioni dei motori ibridi, lo ricordiamo, hanno conquistato 53 pole su 56 e questa, se non sbaglio, è la 46esima vittoria su 56, quindi un dominio mostruoso. E Rosberg veramente oggi ha messo una pietra importantissima sulla conquista del suo primo titolo, perché più 33 in classifica a 4 gare dalla conclusione. Ripeto, da qui alla fine a Rosberg basta arrivare sempre secondo dietro al compagno di squadra per aggiudicarsi il campionato del mondo. Ricordiamo che la Ferrari ha chiuso al quarto e quinto posto con un distacco di circa 20 secondi per Vettel e di 28 per Kimi Raikkonen. Peccato per le penalità cui sono andati incontro i due piloti Ferrari. Ricordiamo che avevano conquistato la seconda fila ieri in qualifica le Ferrari, ma questa mattina sono partite al sesto e settimo posto per Raikkonen, perché ha sostituito il cambio, Vettel perché ha dovuto scontare la penalizzazione per l'incidente di una settimana fa in Malesia in cui era andato addosso a Rosberg. Senza queste penalizzazioni oggi le Ferrari avrebbero potuto dare fastidio, certo, sia alle Mercedes che alle Red Bull. Peccato.